Ed eccoci come sempre per l'esclusiva di Teleradio Cinghiale Stereo Network. Questa è la televisione che amiamo, come dice Marzullo, dal vivo, filmati a freddo, senza preparativo, mi stanno alzando il sedile qui. Lascia su sedile. Stiamo partendo a guidare, a provare questo camion, un Volvo, un mezzo potentissimo, dotato di cabina letto, con tutti gli optional, aria condizionata, video, con film a disposizione. Adesso il signor Lerose, che con la sua grande professionalità qua si muove tutto, è il camion che sta caricando le bombole. C'è qualche suono di disturbo questa caldissima giornata del 8 di giugno 2012. Baracchini e tutti gli accessori possibili e immaginabili. Fa un caldo spaventoso, siamo a inizio giugno in fase di terremoto. Stiamo caricando, c'è tutto un... Ma chi sta caricando? Come le bombe di treni, no? Ah, perché si muove pure lui? Carica pure la borsa, no? Sta caricando i freni, la rete di freni. È la potenza del compressore che lo fa muovere. Si muove perché era il compressore. Accendi. Ah. Devo dire che questi camion Volvo all'interno hanno tutto quello che serve per un viaggio veramente molto confortevole, hanno una cabina molto ampia. E ci accingiamo a fare questo giro di prova. Oggi abbiamo finalmente completato la raccolta fondi per trasportare questo viaggio di solidarietà verso le popolazioni colpite dal terremoto. Lunedì partiremo, poi vi documenterò tutto quando saremo tornati. Sta partendo, l'aria condizionata ha cominciato a funzionare, possiamo chiudere i vetri. Sì, sì, si è rinfrescato già da Maria. Io vedo una Siberia, cane. Chiude, che cane vedo una... C'è l'aria fredda manetta. Ma lei ce l'ha la patente per guidare questo mezzo? Certo. No, perché non vorrei che... Non pensavo. L'azienda Fiore che ci saluta. Proprio capo. Il capo dirigente, ma ha fatto proprio un cappuccino di noi. Ma che ce l'ho fatto in Francesco? Ah, che so? Sono tutti gli stessi che ci cazzo. Una petta, com'è? La porta qui è chiusa. Stiamo partendo. Sicuramente questo sarà. È freddissimo, non è vero, una festa. Guarda la pecca. Ah, lo so cosa c'è. Sotto il freno. C'è la stessa metà. Notate che c'era un power inverter sotto il pedale del freno, ma la grande professionalità del signor Lerose ha evitato il peggio. Ma la posso chiudere? Ma che ha detto? Non mi ha portato niente. Se non riusciamo a chiudere l'aria condizionata, credo che prenderemo una trite reumatoide di quelle croniche. Non ci vedete niente, non ne potete niente. Ma a me ti ha chiamato. Parla, ha chiamato. Allora vieni. Non si va a muovere, non si vuole, signor, che ne potete dire? Mamma mia, che è qui? No, non ho visto niente. La cosa positiva è... Ma che ci ha fatto il suo camion, dov'è? Ma adesso come si fa a venire in massa? Ma che cazzo, questo dice che tiene problemi. Ma tu hai battuto quanto camion, meno male che fa questo, dov'è?
abbiamo qualche problema con il cambio. Giorni, ma... Giorni proprio, ma... Non è del nome, c'è che rilassi. Di moto era che rilassi. Ma lo fai in automatico, come sei? Giorni, secondo parte che pesante. Parte chi ridotte, le voci. Ah, mo' sei lanciato, vedi. Ma che tu lo metti con un lancio così, frenata, cosa, pronto? Vedo che lui stava a decidere. Siamo... Ci troviamo nella zona industriale dello scalo San Marco Argentario, sempre pilotati dal signor Nerose, in questo mezzo potentissimo. È stato strada questa aria condizionata che ci sta portando un'artrite reumatoide di primo grado. Arriva forte, non è? Ghiacciato! Ma che sia? Ma non viene fritto qua che si muore! Non è fritto! No, non è fritto, sai, mo no! Prima parola fritta per... Il problema è all'aria condizionata, ci avviciniamo in località Cimino. Verso gli studios della Super Service. No, ma bene, la temperatura non è fredda come fredda. A fare il mezzo motore era più fredda. Ah, mo' c'è fredda, sì. Come si tacca e stacca. Stare giù, per questo Tareggio, c'è il nostro amico Tareggio che è anche uno dei registi dell'Antenne 2000, oltre al signor Pedolino, che oggi ci ha deliziato con due sue performance. E adesso stiamo tornando di nuovo verso lo scalo di San Marco. No, fermi così, ma c'è il nuvolo, e qua prendiamo volo se non posso cambiare. È successo un po' di imbarazzo, dove si pigliano addosso? Sì, la miseria. Ma è normale che sono fatto sei domani. Vabbè, che senza morte sei domani. Non c'è niente. A quanto era? 60? 60. Sono pigliati 100 sono passati. No, sono pigliati 100 se... Sono passati, signora. Sono pigliati 100. Non è andato da bene, no? Siamo prova terza. Ma 90, la macchina non va più. Ah, c'è il che so? È troppo limitato così o perché in taglio? Ah? No, ma chi va? Grave segno che il motore ormai è arrivato alla... Qua arriva, no? Sì, muoio fritto. Sì, muoio fritto proprio. Un compressore che sta che sta? C'ha i radiatori fuori. Ah! I radiatori morti, allora che succede? Non c'è che non si riesce a Allora può essere pure la tempra mia che faceva quello intaccavo e staccavo con l'uomo caricato, insomma. Tutto vuoto, tu quanto per tirare. Non è che ora non... Sì, poi non me lo torno, non me. Prima che andavamo più veloce. Infatti per tirare tu lo vedete che non vuoi le cose, le difette, il radiatore, le cose.